Buongiorno, bentrovati da Scandal. Oggi siamo insieme a vedere quello che è su DCS la campagna Aggressor FA18C Hornet, mappa Nevada Red Flag. Tanto che metto a posto gli ultimi dettagli per programmare il combattimento che oggi ci vede contrapposti a due F14A, che non sono la variante che è acquistabile dalla Hitblur, diciamo il suo predecessore, quello che è stato cambiato sostanzialmente per la poca potenza dei propulsori, cioè cambiato, è stato evoluto, ecco, come macchina. E oggi ci vede contrapposti questi due F-14 che rispettivamente incontreremo a 24.000 piedi e a 14.000 piedi, tanto gli ingaggi più o meno li sapete già se avete seguito gli episodi precedenti. Intanto noi cerchiamo di vedere un po' dov'è. Ah, eccolo là, ok, trovato. Siamo perfetti in linea a 24.000 piedi. Sbagliamo di 10 piedi, una roba impressionante. E oggi la questione è che non ho minimamente idea, perché l'F-14 è un buon dogfighter, soprattutto ruota su se stesso quando ha l'ala aperta, è veramente eccellente. Dovrò cercare di inventarmi qualcosa. Cercavo, anzi, volevo portarla sul piano orizzontale in modo tale da poter impensierirli un po' di più. Però è il terzo incontro, adesso cominceranno fra un po' a venire fuori i velivoli, quelli più interessanti. E intanto che noi ingaggiamo, vediamo dove passa lui. Io mi predispongo già per la virata, ok. Siamo a virare quasi in corner speed, quasi. Dovrei essere abbastanza veloce a girare, infatti sono totalmente, ho fatto quasi un 180 sulla sua posizione. Lui ha preso un arc molto alto, però non ha l'angolo per chiudere e va verso il basso per riprendere un pochino di velocità. Adesso vediamo se riusciamo a metterci in coda. Dovrebbe, no, 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 lui chiude la virata e adesso vola verso di noi. Probabilmente non ha l'alfa per il tiro. Ci incrociamo quasi. Io ho perso buona parte della velocità stringendo questa virata, ma lui adesso riscende ancora e ricerca della nuova velocità. Non so se avete visto qualche articolo 4, 5, 6 giorni fa, non mi ricordo più quando, del tipo che aveva perso, il pilota reale che aveva perso contro la I50. Ne parleremo eventualmente in un altro video. Mi piacerebbe poter parlare un attimino anche con voi. Adesso lui cerca ancora questo arco ascendente incredibile, questo loop. Adesso vediamo all'ora di portarlo sul piano verticale anche noi, vediamo se posso farlo stallare per riuscire. Tanto lui di energia dovrebbe tecnicamente non averne tanta. Vediamo se riesco a farlo stallare in modo da fare una sorta di testa coda che ci porta il muso. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Ma non riesco a manovrarlo. E anche lui viene su come uno Sputnik, ma non riesce a manovrare nemmeno lui. Siamo uno più imbarazzante dell'altro. E post bruciatore, adesso ce l'abbiamo ore 6. Adesso ce l'abbiamo ore 6. Lavoriamo in orizzontale per riuscire a tirarcelo via. Tanto io mi sto spiattellando il cranio attaccato al sedile. Per tirarcelo via da ore 6, lui va giù e prende tutta la velocità che può, ma io ancora non ho l'energia giusta per riuscire a farlo. Lo chiamiamo in scissor, allora vediamo cosa succede. Calo un po' manetta, cerco di farlo passare ancora. Ok, qui si poteva provare, eh? Qui si poteva assolutamente provare. Lui ha overshootato, io però non ho l'energia per riuscire ad avere authority su di lui, ma non è un problema perché adesso lui è davanti e mi manca solo da metterlo nel mirino. Cerchiamo di vedere se ce la facciamo in questo virato. È acquisito, gli guadagno sempre un pochino, è a tiro. Ho sempre poca velocità e quindi l'aereo, però l'autorità dell'F-18 dovrebbe vedersi. Ecco, adesso abbiamo un po' più di velocità. Lui prova
un assurdo verticale, io non riesco sicuramente, se voglio mantenere una certa velocità, a farmi quel verticale lì. Ottengo solo l'orizzontale, intanto lui cercherà di venire verso di noi. Stiamo usando quasi tutto il tempo dell'incontro, che è limitato a 5 minuti, e siamo molto bassi. Considerate che siamo partiti da 24.000 piedi e adesso stiamo raschiando per terra, dai, nell'otturatore, e sì, e va. E il primo F-14 torna a casa. Incredibile, incredibile, perché effettivamente quando l'ho visto ho fatto quella specie di Hammerhead mal riuscito, e onestamente già pensavo che mi impallinasse, perché effettivamente lui ha una capacità di virare superiore alla nostra, a bassissime velocità. Però insomma, ce la siamo cavata, anche vuoi perché è una AI non competente, come dicevo, come quella che ha battuto il pilota americano 5-0, che effettivamente è curiosa come cosa, perché diamo ready e passiamo al secondo incontro, e quindi siamo sui 14.000 piedi, adesso siamo a 12, siamo un po' bassi, però comunque sostanzialmente cerchiamo di riuscire a fare un ingaggio sui 14. Adesso alzo un po' il muso e vediamo dove ci porterà. A proposito, se qualcuno di voi ha preso la mappa Siria, sarebbe interessante poterla condividere, perché adesso verso fine agosto l'hanno rilasciata, l'ho presa e sicuramente la vedremo insieme nei prossimi video, in qualcosa relativo. È molto bella, si possono sviluppare una marea di teatri interessanti. Teniamo la velocità non troppo, una velocità non troppo importante, perché chiaramente anche questo lo voglio lavorare in orizzontale. E vediamo che cosa ci dice 2.5, 2.0, 1.5. Vediamo dove vuol virare lui. Io vado, no, andiamo su. Ok, lui va in verticale, io vado in verticale, vediamo se riusciamo a portarlo dove vogliamo noi. Siamo già girati. Potrei provare un add-on, ma non ci riesco. Non ho avuto la destrezza per poterlo fare. Però proviamo a gestircelo in maniera da poterla chiudere entro breve. Vediamo. Lui adesso sta certamente cercando di riproporsi sempre in verticale. Ha fatto un erroraccio perché ha overshootato. E poi adesso, quindi ci è proprio passato davanti quasi intenzionalmente. Adesso vediamo di riuscire a tenere. Interessante. Era da provare, onestamente. Però peccato, molto peccato. Però diciamo che la posizione in cui siamo è di estremo vantaggio, a meno che non succedano delle cose molto strane, sono abbastanza sicuro di chiuderlo in questa virata. Vediamo, 270, 257, la velocità non è esagerata, però comunque ho la possibilità di chiuderlo bene. Niente, lui va su in verticale e ci costringe ancora a una virata assurda, assurda. Vediamo se lo ripesco quando scende, sì, almeno non perdo tutta la velocità. Ok, ci siamo. Non era quella la virata, ma sarà sicuramente questa, perché adesso lui non può sfuggirmi. Non può. Non può. Ma come cavolo fai ad avere portanza? Ma come cavolo fa ad avere portanza? Dai che ti faccio l'ala. Preso? Sì, è fatto. Ok. Anche questa coppia un po' strana di F-14A è stata fatta, quindi ancora abbiamo punteggio pieno, anche se abbiamo iniziato onestamente da molto poco. Siamo ancora al terzo incontro e poi dopo ci ritorneremo a fare un po' di tutorial sull'F-18, che onestamente
Visto che siamo appena partiti, ce n'è da spiegare un sacco, ma soprattutto non essendo finito, non sai mai. Adesso hanno rifatto l'allineamento, quindi bisogna stare un po' attenti. Comunque, anche per questa volta è tutto. Guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo. E ci vediamo alla prossima. Ciao!